La Pancrazius cake di Hammack ha lo stesso stile caratteristico della Righina cake di Rina, la frazione di Ham. Infatti essa è stata costruita nell'epoca di fondazione della città di Ham. Le due chiese si autenticano da una comune atmosfera tipica di borgo medievale, per esempio la piazzetta della chiesa. La Pancrazius cake apparteneva ai conti di Mark, fondatori di questa stupenda città. Amiche e cari amici, continuiamo ad osservare attentamente l'esterno di questa meravigliosa chiesa del Medioevo con la sentimentale musica del nostro e caro amico di Am, Giovanni Longo. Prego, maestro. Nel quale si fondono i fiumi di Lippe e di Ase, il conte Adolfo di Mark fondò nel 1226 la città di Ham chiamandola Tom Hamme. Infatti questo nome deriva dalla posizione dove si trova, e cioè Ham, che vuol dire appunto angolo fra due fiumi. Il fondatore della città proveniva dalla nobile famiglia d'Atena, che ebbe in quei tempi un possesso, un piccolo castello situato ad Hamar.
1984 il primo ministro del Land del Nordrhein-Westfalen, Johannes Rau, e il primo sindaco di Am Venafigen hanno aperto in presenza di un gran numero di cittadini di Am ufficialmente la prima esposizione regionale di flora sul terreno della vecchia miniera di carbone di Veris Maximilian. Qui si possono ammirare non solo le decorazioni di fiori e di piante, ma anche il maestoso elefante di vetro, come anche i variopinti giardini a carattere romantico. Altrettanto bello, armonioso ed elegante non è soltanto l'interno, ma anche l'esterno dell'edificio. Ogni stanza è come un museo decorato di fiori per conto proprio. Basta il primo sguardo per entusiasmare il visitatore. Molti artisti hanno contribuito alla realizzazione di quest'opera, ma l'impronta decisiva per una costruzione del gigantesco elefante di vetro venne data dall'architetto Ostateliche. Ricordiamo che tutto è stato costruito sul fondamento di una vecchia miniera di carbone. Inoltre qui hanno regolarmente luogo concerti e spettacoli di vario genere. Vale davvero la pena fare in una giornata di primavera oppure d'estate oppure come volete in questo parco meraviglioso e romantico. La ricerca di carbone è stata scoperta nel 1876 qui ad Am ed esattamente ai margini della Lippestrasse, una sorgente di acqua salina alla quale la città di Am in quei tempi non ebbe nessun interesse, fino a quanto che nel 1923 iniziò lo stabilimento di cura. Così si installì l'impianto che, iniziando da Königsborn, raggiungeva Am fornendola così con l'acqua salina. Ma purtroppo nel 1940, dopo effettuatosi alcune riparature, l'impianto venne immediatamente sospeso, con
come quello di Konigsborn nel 1941. Nel mese di marzo del 1963 venne inaugurata qui a Dam la clinica per la terapia manuale. Nel 1988 l'attore passò sotto le sorveglianze delle Belle Arti. Nel 1990 la punta di questa torretta si è rotta. Attualmente si calcola che per una nuova ricerca di acqua salina occorrono la bellezza di 2 milioni di marche. Cari amiche e cari amici, è arrivata così l'ora per congedarmi. Vi saluta a tutti caramente il vostro Fausto Ciotti. Ciao e arrivederci a tutti.